Salve a tutti, dato che ho varcato la soglia degli Antro da qualche giorno, ho deciso di farmi un piccolo, tra virgolette, enorme regalino, il monitor Samsung C49RG90. E con questo ho avuto l'occasione di fare un bel refactoring della disposizione della mia sala PC che utilizzo anche come ufficio per lo smart working. Adesso vi faccio vedere tutto, ed ecco la sala PC/Ufficio barra ufficio Smart Working dopo il Restyle. Abbiamo tolto i due monitor che stavano sulla scrivania, di cui uno è stato posizionato qua. Poi vi faccio vedere, e il PC che stava sulla sinistra, quello grande, è stato messo sotto. C'è moltissimo spazio sulla scrivania e gli stessi dispositivi, a parte il monitor grande che va a sostituire i due piccoli che c'erano prima. E dietro tutti i cavi completamente nascosti sembra una situazione wireless a questo lo dobbiamo alle canaline che avevo già da parecchio tempo e a questa bellissima colonna e pannello di copertura qui dietro ci sono le prese ovviamente rimovibile e questo, questa colonna che si vede meglio da questo lato qui permette di guidare i cavi e di farli arrivare alla destinazione desiderata nascondendoli al massimo possibile. Il monitor ha due ingressi DisplayPort, un HDMI e poi integra anche un hub USB 3.0 al quale io ho collegato la tastiera, il mouse e questo hub USB 3.0 che mi consente di collegare chiavette e anche hard disk che prendono l'alimentazione dell'USB e funziona perfettamente quindi il massimo della comodità perché al pc non devo arrivare con tastiera mouse lo collegate direttamente al monitor e adesso vi faccio vedere il menu OSD del monitor qui sul tasto power se lo, lo spingiamo in avanti accediamo al menu dove delle impostazioni veloci Se lo spingiamo verso di noi abbiamo l'attivazione la, della modalità di protezione degli occhi, luce blu, eccetera, eccetera. Verso sinistra, verso destra alziamo il volume. Premendolo e funziona a joystick. Qui la prima cosa interessante che volevo dire era che eh, noi stiamo viaggiando su una 5120x1440 di risoluzione. A 120 Hz riconosce che è collegato a una scheda video AMD Radion che supporta il FreeSync 2 e questo gli permette di funzionare al massimo delle potenzialità, di sfruttare tutte le potenzialità del monitor. Questo è molto interessante. E 4 millisecondi di refresh. Abbiamo la possibilità di switchare la source, il picture in picture che mi permette di vedere sul, sul monitor di visualizzare due ingressi contemporaneamente. Ecco qua, adesso ho impostato la modalità picture in picture, sulla sinistra abbiamo il, il la display port e l'uscita del PC e sulla destra abbiamo l'uscita di questa console. È un 2.1 con Blu-ray che io utilizzo essenzialmente come sistema di, di, di casse per il PC, però ha la possibilità anche di vedere dei video e si collega anche in Internet. Ecco questo: e, eh, col Picture in Picture attivato si attiva anche abbastanza velocemente. È interessante perché posso addirittura settare non solo le sorgenti da mostrare. Anche la, la larghezza come dividere lo schermo. Vabbè, questo magari potrebbe essermi utile se qualora volessi anziché utilizzare eh, sull'HDMI la, la console Blu-ray, magari potrei collegarci un portatile, eccetera, eccetera. Questa è sempre una funzionalità che magari non userò tutti i giorni, ma è bello perché si può configurare. Per ogni, per ogni screen quale degli ingressi come dicevo c'è il DisplayPort due DisplayPort port, un HDMI e, ehm, e anche poi decidere la sound source. io non ho collegato audio perché utilizzo le casse come dicevo 2.1 però c'è anche la possibilità di fare una sorta di Mixing audio, insomma, questo è interessante. L'USB Supercharging eh, va tenuto su off. Io avevo provato a metterlo su on, pensando magari di migliorare qualcosa, però poi eh, non mi riconosceva. Non... Si accendeva il disco quando lo collegavo al, all'hub USB collegato al monitor, però non veniva visto dal PC. Lasciandolo su off come di default funziona. Questo magari è interessante da sapere. Altra opzione interessante che. A me piace molto è la possibilità di settare su manuale eh, la source perché quando spengo il PC e rimane collegato solo all'HDMI, l'altro monitor mi switchava in automatico e poi quando riaccendevo il PC non rimaneva sull'HDMI perché l'HDMI era sempre accesa. E in questo caso io lo lascio su manuale, lo setto su DisplayPort e tanti saluti. Si può addirittura cambiare la la versione di DisplayPort qualora si avessero dispositivi con una versione diversa eh, questa anche è interessante questa è la durata dell'onscreen nella picture appunto si possono settare parecchi profili di cinema varie modalità e sotto game c'è la possibilità di configurare e salvare fino a tre profili dove si possono finemente impostare varie, vari valori, del, come il, il Sync, alcuni sono disabilitati perché collegati alla scheda si pilotano tramite la scheda video. Adesso vi faccio vedere la configurazione di lavoro, è molto comoda. Io qui sto utilizzando una Ubuntu Linux. Eh, non ho eh, al momento installato. Ce ne sono come XRANDR eh, programmi che dividono il, lo schermo per monitor grandi e eh, lo trasformano come se fossero due monitor incollati assieme, ma al momento mi. Mi, 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 li ho provati anche, però mi piace avere la possibilità di spostare, allargare le finestre, restringerle come, come più mi è comodo, qui per esempio, per esempio ho un, la descrizione di un lavoro che devo fare, qua la mia idea di sviluppo, un browser, quindi è veramente comodo, poi col fatto che sia molto curvo, in qualunque punto... Se si, diciamo, si punta la, lo, lo sguardo si riesce a vedere l'immagine sempre nitida e eh, le out curve aiuta tantissimo, soprattutto perché un monitor così grande, se fosse piatto, le aree periferiche l'occhio farebbe molto più fatica per metterle a fuoco. E questo grazie al nuovo monitor, il setting generale della sala PC è cambiato, è diventato molto più pratico, perché come dicevo il PC l'ho disposto sotto, uno dei due monitor che utilizzavo eh, l'ho portato qui e collegato via DisplayPort al serverino e eh, la porta HDMI dello stesso monitor dà la possibilità, volendo di collegare un portatile o altri dispositivi con uscita HDMI, l'appoggio che prima era utilizzato da un monitor piccolo che stava qui, l'ho riciclato mettendoci sopra la stampante che prima era appoggiata direttamente al piano e ho ricavato questo spazio e sotto ci sta il modem. Quindi, questo mi ha permesso di avere anche di riorganizzare in modo più funzionale, anche bello, estetico da vedere, facile da pulire tutta la sala. Bene, direi che è tutto.